Questa sera vedere questo presepe qui a Bianchi, come diceva la signora Lina, è un orgoglio per lei, ma anche per me come primo cittadino, è un orgoglio per l'intero paese. È da anni che si fa, ed è vero, c'è sempre un via vai. Il Natale senza un presepe è come se mancasse sempre qualcuno. Invece in questa occasione noi riusciamo a rivedere tutti i nostri cari, a risentirli e a rivederli. Lei ha molta passione. Certo, questo simbolo di fraternità, di famiglia che rappresenta, ma per lei è qualcosa di più forte. Io ho avuto il piacere di conoscere bene la famiglia e i suoi figli, Rossella e Giuseppe, due giovani che purtroppo hanno i loro problemi, ma che la mamma e il papà, i familiari, li hanno veramente nel cuore, non li hanno abbandonati. Il presepe è dedicato a loro, perché loro hanno bisogno di sentirsi amati, di sentirsi come dire, vicini, sentire l'affetto. E questi momenti sono i più importanti. Io ho avuto occasione di vedere loro quando arriva qualcuno, loro si inebriano, sono felici, sono contenti, perché riescono a percepire chi realmente gli vuole bene, e la vicinanza di qualcuno in questa occasione a loro allunga la vita. Sono molto più sensibili di noi e di tante altre cose. Sono persone che basta un niente, una carezza, basta carezzarle, abbracciarle, e loro come averle dato il regalo più grande. Noi a Natale probabilmente vogliamo chissà quali regali, forse costosi, loro vogliono solo una carezza, e questa carezza il papà, la mamma, gli amici, i parenti che gli stanno vicino gliela regalano ogni giorno. E questo presepe vuole significare soltanto un abbraccio fraterno che a loro per tutta la vita avranno loro vicini. Grazie.